Buona serata, sono l'avvocato Silvia Pini, oggi è il 6 settembre del 2021. Purtroppo da quando è iniziata la vicenda del Covid, si assiste spesso a gravissime violazioni della nostra Costituzione e in generale anche della normativa internazionale ed europea che tratta di diritti umani, i diritti dell'uomo, tanto faticosamente conquistati. E in particolare io ricevo segnalazioni in continuazione, ma anche il reporter Matteo De Micheli di Informal TV, che in questi giorni, con cadenza oramai quotidiana, vengono discriminati soprattutto i non vaccinati, cioè coloro che per libera scelta decidono di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, in primis perché si tratta non di un vaccino, ma di un trattamento genico sperimentale, e poi per il fatto che ragionevolmente sanno che non sono noti tutti gli effetti nel medio e nel lungo termine di questo vaccino, che vaccino non è sperimentale. E quindi non è che siano Novax, perché tutta gente che si è sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie o comunque vaccinazioni che possiamo chiamare tali, quelle che quindi hanno avuto un percorso di formazione corretto come da protocollo, che hanno seguito tutte le fasi dell'iter formativo e quindi sono farmaci che si sono formati dai 4 ai 10 anni, tempo minimo per avere un vaccino che si possa definire sicuro ed efficace. Invece noi sappiamo che questi vaccini anti-Covid sono stati fatti in fretta e furia in pochi mesi, che le aziende farmaceutiche hanno chiesto addirittura termine fino al 2025 all'EMA, che è l'Agenzia del Farmaco Europea che ha autorizzato l'immissione in commercio, la distribuzione condizionata di questi farmaci, proprio perché sperimentali. E quindi si sono presi il termine fino al 2025 per presentare gli studi clinici mancanti che verranno acquisiti via via che questo siero viene somministrato alla popolazione. Quindi è un grande esperimento. Abbiamo anche una normativa importante a livello europeo che impone l'assoluto divieto di discriminare, cioè condanna le discriminazioni. E naturalmente non possono essere discriminati neppure i non vaccinati. Per esempio l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, l'articolo 3 della Costituzione, principio di uguaglianza. Abbiamo anche la risoluzione dell'Unione Europea, la 2361, che al punto 7.3.2 dice espressamente che non devono essere fatte discriminazioni nei confronti dei non vaccinati e non devono essere soggetti a trattamenti differenziati. A dire il vero, questa risoluzione al punto 1 prevede anche, cioè al punto 7.3.1, prevede anche bacchetta agli Stati membri dicendo che non deve essere imposto come obbligatorio il vaccino anti-Covid, invece sappiamo che per certe categorie è stato previsto in Italia e in Francia. Ma vi vorrei far capire nel concreto come viene continuamente violata la migliore normativa anche da parte di chi dovrebbe invece rispettare, essere il primo, dare l'esempio per rispettare le norme in vigore, che invece vengono continuamente violate sotto gli occhi di tutti. Partiamo da questa segnalazione che riguarda l'isola di Ustica. E, è una segnalazione che, per farvi capire la gravità della questione, io mi sono finta turista in quest'isola e ho telefonato all'USCA, che è l'organizzazione che è stata creata, a causa dell'emergenza Covid e che, recluta personale infermieristico e medici, soprattutto neolaureati,
per far fare loro i tamponi e le vaccinazioni in collaborazione con l'ente regionale, in questo caso l'ente della regione Sicilia. Quindi io mi fingo turista che deve rientrare a Milano, devo fare il tampone perché è obbligatorio il Green Pass nei trasporti a lunga percorrenza. E sentite che cosa mi rispondono. Pronto, buonasera. Ascolti, io sono interessata a chiederle una cosa, perché sono la signora Pini che deve rientrare a Milano da Ustica, però mi chiedono il tampone. È solo che il tampone, in farmacia non me lo fanno. Bravo, figa. Sì. Sì, perché forse non fanno loro i tamponi. Ma voi fate i tamponi per poter poi lasciare l'isola? Cioè, se io vengo. Come, scusi? Lei è vaccinata? No, io e la mia famiglia non siamo vaccinati. Questa è una domanda proibita, perché lo stato vaccinale non può essere oggetto di una domanda lecita, perché è coperta da riservatezza. È una chiara violazione della privacy, però chiaramente non potevo contestare nell'immediato perché dovevo stare al gioco. E nessuno gli rimpasta, dica, noi No. all'Ustica facciamo solamente tamponi alle persone vaccinate, oppure bambini sotto i 12 anni, oppure diciamo, persone ovviamente positive, sintomatiche, quindi non siamo abilitati al rilascio di Green Pass. Cioè, mi risponde che loro non fanno il tampone ai non vaccinati, perché loro fanno il tampone ai vaccinati, ai bambini al di sotto dei 12 anni e a chi ha sintomi della malattia. Diciamo, trovare a Palermo, può provare a Palermo nelle farmacie di Palermo o in un laboratorio privato oppure alla Fiera del Mediterraneo, che sarebbe il centro base dell'ASPI di Palermo, dove fanno tamponi a pagamento, diciamo, appunto per rilasciare il Green Pass la mattina dalle 8 alle 11. Ma mi perdoni, quindi io per fare il tampone sono a Ustica, devo andare a Palermo? Esattamente. Ma come mai voi non fate più i tamponi? Vi rendete conto? Cioè, Ustica-Palermo sono circa 2 ore di tempo andare, 2 ore di tempo tornare, perché c'è un'ora e mezza di traghetto e mezz'ora di check-in. In più ci sono i costi del traghetto, circa 25 euro a persona, immaginate la famiglia. Quindi 2 ore andare, 2 ore tornare. In più, quando si va a Palermo, bisogna sostenere i costi del tampone. Un disagio incredibile, oltre che una discriminazione. Noi facciamo tanto perché è uscita un'ordinanza il giorno 14 del Presidente della Regione dove ha decretato che i tamponi diciamo, alle persone non vaccinate debbano essere fatti a pagamento. Siccome noi non facciamo tamponi a pagamento, non facciamo tamponi alle persone non vaccinate. Ah, ma come un Quindi fatto di. avete capito? Cioè, il presidente della regione, signor Musumeci, ha emesso un'ordinanza, dopo lo dirà la 84, in vigore dal 14 agosto 2021, che vieta di fare i tamponi gratuiti ai non vaccinati. I non vaccinati devono pagarsi il tampone. E per farlo devono andare a Palermo. Sentite che qua lo dice molto bene. Tamponi a pagamento, pertanto pagare voi o pagare Palermo, perché per me è meglio pagare voi. No, perché l'app non dà questo servizio a pagamento, cioè dà questo servizio gratuito che è rivolto solo alle persone vaccinate, non è, cioè, è una questione. Loro hanno un'app che prevede solo il tampone gratuito. L'app non prevede il tampone a pagamento, quindi non possono prendere pagamenti. Possono quindi fare solo tamponi gratuiti ai vaccinati.
mentre i non vaccinati devono andarsene a Palermo. In effetti l'ordinanza 84 ha introdotto i tamponi a pagamento, ma qui c'è molto di più. C'è proprio la discriminazione, perché questo ha fatto l'ordinanza. Andiamo avanti. Perché noi non siamo abilitati alla ricezione dei pagamenti. Ma mi perdoni, ma perché questo disagio per i non vaccinati? Cioè, l'importante è fare il tampone, no? Ma è importante anche vaccinarsi, quindi alla fine è un disagio, no, disagio fatto per motivare le persone anche a vaccinarsi. Non ci posso credere, l'ha detto. Alla fine è un disagio per portare, per motivare le persone a vaccinarsi. Ah, è un disagio per portare le persone a vaccinarsi? Certo, perché è un, no, come dico, è stato introdotto il Green Pass per spingere anche le persone a vaccinarsi. Ma mi scusi un attimo, adesso non vorrei sembrare polemica, però se io non voglio vaccinarmi, perché devo subire questi disagi? Però è un disagio fare il tampone, perché io adesso da qua devo organizzarmi per Palermo. Cioè, capisce? Non capisco perché c'è questa, mi sembra quasi di una discriminazione, scusi, solo perché non voglio vaccinarmi mi devono rendere difficoltoso il tampone. Signora, non so che dirle, è uscita questa ordinanza il giorno 14, la può andare a leggere, l'ordinanza numero 84 del Presidente della Regione del 14 agosto. Che dire? L'ha detto anche il farmacista, però io ho letto che dice semplicemente che i tamponi non sono più gratuiti, che bisogna pagarli. Sì, esattamente. E Ma io voglio pagarli noi a voi. sì, ma noi non riceviamo pagamenti, quindi non è possibile fare questa cosa a pagamento rustica, signora. Ho capito. E quindi io per forza mi devo rivolgere a Palermo. Ma Esattamente. perché non vi hanno dato la possibilità di incassare i soldi per fare i tamponi? No, questo sinceramente non glielo so dire, signora. Devo dire, anche per dare un servizio in più ai cittadini, noi abbiamo provato, però non siamo l'unico centro dell'ASP dove fanno un tampone a pagamento, è la Fiera, o un'alternativa da rivolgersi a un privato. Caspita, cioè, ma scusi, più che si viene in vacanza qui, si deve essere così disagiati? Signora, questa è la legge. Loro dell'USCA, per agevolare i cittadini, hanno chiesto di poter ricevere i pagamenti, ma in alto hanno detto di no. Perché, e alla fine lui mi risponde: questa è la legge. Non possiamo fare altrimenti. Anche perché non c'è l'obbligo vaccinale, se non per certe categorie, cioè, ha capito? Sì, certo. Ma così è come obbligare tutti. Sì, ma questa legge non si vaccina o fai tamponi in un laboratorio privato o in farmacia o la via Palermo. Queste sono alternative che ha per avere un Green Pass. Ho capito, però niente, vabbè, la ringrazio per l'informazione. Una buona serata. Buona serata anche a lei, salve. Questa non è la legge, lui dice questa è la legge, questa è un'ordinanza regionale che calpesta e viola la migliore normativa europea e nazionale. Ormai siamo allo sbando, ognuno fa quello che vuole. Vi saluto, buona serata. Per aggirare la censura che sta oscurando i canali social e i video di Informal TV e per non perderti i nostri video, vai sul sito www.informaltv.it ed iscriviti alla newsletter. Inserisci il tuo nome ed il tuo indirizzo email, quindi clicca sul tasto Subscribe.